Bentornati a Siena, uno dei primi format radiofonici dedicati al mondo dell'omosessualità. Si intitola Oltre le differenze ed è condotto da Natascia Maesi ed Eleonora Sassetti. Abbiamo qui in studio Natascia Maesi e Veronica Vasarri della redazione del programma. Buongiorno e benvenute. Buongiorno Ciao. Alessandra, buongiorno a tutti voi. Allora, inizierei appunto Natascia, visto che tu sei una delle conduttrici, andando appunto a fare un'introduzione. Come è nata questa idea di fare un programma dedicato appunto al mondo dell'omosessualità? Perché secondo noi ce n'era bisogno, nel senso c'era un vuoto da questo punto di vista, bisognava parlarne e probabilmente parlarne con un taglio preciso. Cioè, noi abbiamo fatto la scelta di evitare i toni compassionevoli, da caso umano, il pietismo che in queste circostanze si utilizza spesso, e abbiamo poi fatto la scelta anche di non occuparci di gossip, quindi di quelle cose che fanno notizia di solito, un personaggio dello spettacolo, dello sport che fa coming out. Queste sono cose che in realtà, secondo noi, non servono alla, come dire, all'informazione corretta su questi argomenti. E quindi, ragionando con Antenna Radio S, con lo staff di Antenna Radio S, con Cristiana Mastacchi e con tutta la redazione di Oltre le differenze, abbiamo pensato di dargli un taglio diverso. Informativo. Tutto il mondo arcobaleno, quindi il mondo bisessuale, transessuale, omosessuale, queer, bisessuale, quindi cercare di costruire una finestra su questi argomenti, che avesse ospiti anche importanti, e quindi un momento anche di riflessione e di apertura in questa città su questi argomenti, ecco. Ecco, un vero e proprio lavoro di squadra il vostro, Sì, Veronica. infatti siamo un gruppo che, a eccezione di Natascia e Leonora che lavorano nel campo della comunicazione, eravamo tutti estranei a questo mondo, però ci siamo buttati con impegno e anche con serietà e ci siamo proprio dati le regole di una vera redazione, ci siamo divisi i compiti. E, ecco, il lavoro è di squadra, una squadra anche molto eterogenea, proprio mista. Andiamo oltre le differenze di genere, oltre le differenze di identità sessuale, oltre le differenze anche di territorio, perché ci sono membri che non sono neanche di Siena, che vengono da fuori. Quindi è un gruppo che lavora e si impegna seriamente su questa cosa, ma anche si diverte. Ecco, avete avuto modo di confrontarvi e anche appunto nelle prossime puntate vi confronterete con personaggi di spicco, insomma, per raccogliere testimonianze importanti. Ci abbiamo provato e ci siamo riuscite finora, nel senso che sono stati da noi diversi personaggi importanti. Del mondo della politica, penso a Nichi Vendola, che sarà ospite della puntata appunto che va in onda questa sera alle 21, e quindi perché il tema è di quelli caldi, il rapporto complesso tra fede e omosessualità. Quindi Nichi Vendola, il presidente della Regione Puglia, ci dà il suo contributo, la sua visione delle cose su questo argomento. Abbiamo avuto anche Ivan Scalfarotto, che è il vicepresidente del PD. Abbiamo avuto Franco Grillini, che è un altro personaggio, diciamo, storico Storico. di questo mondo, e adesso si occupa appunto per l'Italia dei Valori di diritti civili in generale. E poi abbiamo avuto anche personaggi del mondo praticamente dello spettacolo, ecco. Barbara Alberti, la scrittrice, abbiamo avuto Ivan Cattaneo, che ci ha fatto un saluto molto, molto simpatico. Insomma, tanta gente che molto volentieri accetta di confrontarsi con noi e quindi di essere nostri ospiti, ecco. Poi è anche un'occasione di riflettere su questi argomenti da varie angolazioni. Scegliamo anche i temi su cui appunto, come dire, chiamare i nostri ospiti a intervenire. Quello di questa sera, te l'ho detto, è un tema complesso. Avremo anche una doppia intervista tra Don Franco Barbero e padre Claudio Giuseppone, proprio perché volevamo mettere, come dire, insieme due modi di vedere le cose che sono molto diversi tra loro, perché appunto Don Franco Barbero è conosciuto come il prete che sposa le coppie gay, mentre invece padre Claudio Giuseppone lo abbiamo visto intervenire sulle pagine dei nostri giornali, sulla storia appunto della coppia di donne che avevano scelto di avere un figlio. Quindi,
anche lì abbiamo scelto di sospendere il giudizio e mettere a confronto semplicemente due chiese, sostanzialmente, due modi di intendere la cosa. E poi abbiamo parlato di omogenitorialità, appunto, partendo appunto dalla testimonianza di queste due donne. Ecco, che ha incuriosito un po' tutti, ne hanno parlato tanto i giornali. Sì, in realtà noi mostriamo un'altra normalità. Cioè, il nostro punto di vista non è quello dell'occhio curioso, sostanzialmente. Non vogliamo alimentare il pettegolezzo, farci gli affari privati delle persone. Piuttosto mostrare che questa è una realtà che in Italia esiste. A Siena magari fa caso, però esistono 100.000 bambini che vivono all'interno di coppie omogenitoriali, quindi è una, non solo una realtà per molti versi, secondo me, visibile, ma anche proprio concreta, che pone degli interrogativi alla nostra società, nel senso che sono famiglie che hanno, avrebbero dei diritti che non gli vengono riconosciuti, ma anche hanno dei doveri nei confronti appunto dei loro figli che non sono in grado, tra virgolette, di esercitare. E quindi sono questioni complesse che noi cerchiamo di analizzare sostanzialmente in maniera seria, almeno il più possibile, quindi evitando di fare solo rumore, ecco, di fare pettegolezzo, che non è la nostra intenzione. Ecco. Che riscontro state avendo? Ma abbastanza positivo, diciamo che noi fin da subito abbiamo creato anche una faccia, insomma una piazza, oltre alle differenze è diventato, vorremmo che diventasse sempre di più, un momento di confronto su Facebook, su internet, abbiamo un sito e quindi lì ci arrivano messaggi, cioè siamo veramente molto contenti quando ci mandano dei riscontri, anche se sono delle critiche o dei suggerimenti. E l'attenzione, diciamo, che si è creata è stata, ci ha sorpreso, ecco, all'inizio siamo stati veramente sorpresi dall'attenzione, per noi è una cosa normale, mentre pare che all'esterno faccia, come dire, faccia un po' strano, è un po' una novità. E quindi ecco, speriamo di continuare così, manterremo sicuramente tutti questi canali aperti dal web e magari ecco, speriamo di espanderci anche, di organizzare anche altri tipi di iniziative. Ecco, l'omosessualità viene percepita ancora oggi, mi aggancio a quello che diceva Veronica, un qualcosa di strano, forse è proprio per questo che c'è bisogno di format di questo tipo, per sensibilizzare tra virgolette, perché non si tratta di un problema e di nient'altro, ma di un qualsiasi elemento della società, ecco. No, hai detto bene, non...